ragazza di 17 anni. Sto leggendo una fanfiction su Giuseppe Conte. La sua assistente gli ha appena... Ok! No! Ma perché? Perché scelgo quello che mi dite? Perché lo faccio? Crazy. Ciao tempeste, benvenuti in un nuovo video. Secondo appuntamento con questa In Segreto Week di giugno. E oggi, cioè la parola chiave che avete scelto. Mi ricordo che su Instagram avevo messo un post chiedendovi quale parola vi sarebbe piaciuta. Giuseppe Conte, cioè ha fatto il botto Giuseppe Conte. Il lockdown vi sta dando alla testa, fatevelo dire. Anche se io adoro le bimbe di Conte e tutto il resto. Però cioè, ho paura di quello che troveremo. Intanto like per questo video e like subito per l'In Segreto Week. Grazie sempre a tutti quelli che lo fanno, siete unici, inimitabili. E grazie anche a chi mi segue sia su Instagram ma sul mio podcast. Lo dico sempre perché comunque vorrei farlo scoprire sempre di più, perché lì ci sono sempre, così come ci sono su YouTube, ma sono due cose completamente diverse, perché sul mio podcast io parlo di cose di cui non potrei parlare qui su YouTube. Ecco, comunque con meno libertà. Vi metto il link diretto per ascoltarlo giù nel box informazioni, ovviamente totalmente gratuitamente. Ovviamente totalmente gratuitamente. Mente, ma io non mento. Ma torniamo a Giuseppe Conte. Lo so che per alcuni di voi anche solo dirlo, pronunciare il suo nome, provoca dei turbamenti. Donna di 18 anni, va bene Conte, ma anche Macron è un daddy, non ironicamente. Più passa il tempo e più si fa buono. Allora io non so che problemi avete avuto durante il lockdown, sul serio, ma sta cosa vi sta sfuggendo di mano. Cioè anche adesso anche Macron. Direi che sono tutti uomini, diciamo, affascinanti, però ecco, da qui sapevo che questo In Segreto mi avrebbe riservato molte sorprese. Donna di 18 anni, la Merkel sembra così felice quando si trova con Conte o Macron. Che birbantella. Ma in che senso? La smettete di farmi fare film mentali? Cioè adesso è partito, capite? Io non posso controllare la mia mente. Adesso immagino la faccia felice della Merkel. Ma perché? Come la immagini tu la Merkel? La Merkel è inimmaginabile. Uomo di 20 anni. La nonna che è andata da Conte a fargli i complimenti. Ho molta paura che fosse la mia vecchia prof di italiano. La voce, i capelli, il vestiario è quello. Solo che mi chiedo cosa ci facesse a Roma se abita, almeno fino a poco tempo fa, a Treviso. Ma il senso di questo segreto, cioè non capisco. Anche fosse la tua vecchia prof di italiano, addirittura scrivi ho molta paura. Perché pensi che gli vada a dire come ti comportavi a scuola, Conte? Donna di 19 anni. Ragazze, perché vi piace tantissimo Conte? Spiegatemi questa cosa perché non la capisco veramente. Ma cos'ha di bello? PS, sono gusti, vorrei sapere il motivo. Ok, io credo che questa cosa di Conte, a parte il fatto che una persona possa trovare affascinante o bello un uomo, i gusti sono, cioè sono proprio cose troppo soggettive per essere spiegate, ma a parte questo credo che siamo stati un po' affascinati in generale da lui, perché era l'unico che durante il lockdown ci dava delle notizie, che ci diceva come sarebbero andate, come sarebbe andato il futuro, i prossimi giorni, ogni due settimane ci dava informazioni, e quindi lo attendevamo manco il Natale. E tutta questa attesa secondo me lo ha fatto diventare ancora più affascinante, perché lo attendavamo. In realtà un po' lo capivo anche io, cioè non vedevo l'ora. Ogni volta che c'era la conferenza di Conte ero lì da due ore prima. Ragazza di 17 anni, sto leggendo una fanfiction su Giuseppe Conte. La sua assistente gli ha appena... Ok! No! Ma perché? Perché scelgo quello che mi dite? Perché lo faccio? Poi una fanfiction su Conte, cioè addirittura, cioè vi mettete a scrivere... No! Ragazza di 17 anni, non riuscirò mai più a togliermi quell'immagine dalla testa. Allora, non so voi, ma trovo attraente il governatore del Veneto, Zaia. Altro che Giuseppe Conte, ditemi che non sono l'unica. Allora, per quello che è il mio punto di vista, ma ripeto, i gusti sono gusti, Zaia è molto affascinante per la testa che ha. Mi sono trovata d'accordo su molti pensieri e decisioni che lui stesso ha preso per il Veneto. Però, ecco, diciamo che dal punto di vista fisico, però, i gusti sono gusti. E comunque la mente ha un ruolo fondamentale nel farci piacere o meno una persona. Cioè se è bello però quando apre bocca, cioè ti fa accapponare la pelle, non è più bello, automaticamente diventa brutto. Quindi magari tu affascinata tantissimo dal suo modo di parlare lo vedi più bello di Conte. Ma ci rendiamo conto che noi stiamo parlando di bellezza, governatori e premier e fanfiction in cui assistenti fanno cose? Ragazza di 17 anni, tutte le volte che ascolto la canzone Beach Boss mi vengono in mente Giuseppe Conte e Sergio Mattarella. Ragazzi, mi state battendo sui film mentali, ve lo dico. Uomo di 27 anni, e se Conte e Salvini si mettessero assieme e facessero un figlio? Giuseppe
Salvini, Matteo Conte, Giuseo Conini, Matteppe Salonte, le ship. Ecco, farlo sarebbe difficile, proprio il figlio fra di loro, però magari adottarlo sì. E poi mi dico, hai fatto una ship fra due nomi, quindi se stanno insieme, perché pensi al figlio? Cosa c'entra? Vabbè, io che cerco di capire i film mentali degli altri facendomene a mia volta dei film. Ragazza di 17 anni, quando Conte dice che possiamo vederci solo con parenti, ma la chiesa ci insegna che siamo tutti fratelli. Salve, autocertificazione, prego. Sì, certo, comunque sto andando da uno dei miei tanti fratelli. Ah, bene, ne ha tanti. Sì, qualche milione, diciamo. Non binario di 21 anni. Lo confesso, mi sto chiudendo a leggere fanfiction sul presidente del consiglio. Da quando le ho scoperte non riesco a smettere. La parte peggiore? Ne sto anche scrivendo una, ma non so se avrò mai il coraggio di pubblicarla. Non pubblicarla, non me lo fare sapere, ok? Perché io ho paura. Da quello che capisco, queste fanfiction vanno a finire in certi modi che non dovrebbe finire così. Ragazza di 17 anni, una mia amica oggi è venuta a trovarmi per studiare insieme e ha conosciuto mio padre. Ed è sclerata, perché la somiglianza tra lui e Conte è abbastanza visibile. Cioè, siamo passati da "oh mio Dio, sembra quello dei BTS, vedi?" a "oh mio Dio, sembra Giuseppe Conte, vedi?" Ragazza di 17 anni, 15. Ho trovato il profilo Instagram del figlio di Giuseppe Conte. Solo che è il profilo privato, perciò non oso chiedergli di seguirlo. Anche perché se si facesse un giro nel mio profilo, probabilmente si spaventerebbe, dato che seguo un sacco di pagine dedicate a suo padre. Beh, sì. Ah, questa ragazza mi segue. Ma segue le bimbe di Conte, Giuseppe sei il mio idolo, Giuseppe salvami tu, Giuseppe ti amo, Giuseppe facciamo qualcosa, Giuseppe esci con me, Giuseppe è la tua assistente. Ok, donna di 18 anni. Tempo fa ho sognato, non voglio leggere, che avevo accompagnato Conte a visitare un museo di vasi romani a Bucarest e che avevamo fatto il tragitto di ritorno in macchina e io lo guardavo innamorata mentre lui guidava. Quando mi ha accompagnata a casa, prima di scendere mi sono avvicinata a lui per baciarlo, ma lui mi ha risposto "scendi va", io ci sono rimasta in me. Giuseppe, scendi va. C'è la friendzone anche nei sogni. Donna di 19 anni, ho visto un video dove Conte abbraccia una ragazza, le prende la testa e la porta al suo petto. Se lo avesse fatto a me, io sarei andata nel panico. Presidente, no, il fondotinta non lo faccia, la prego, non lo faccia. Ah, pensavo che andavi nel panico perché ti emozionavi troppo. Però anche il fondotinta è vero, hai so, perché hai fatto bene a dirglielo nella tua testa. Ragazza di 17 anni, questo governo non lavora col favore delle tenebre. Citazione il mio amore. Io credo che J.K. Rowling non avrebbe potuto scrivere frasi migliori. Harry Potter battuto da questa frase. Donna di 20 anni, la cosa che più mi eccita di Conte e quel filo di pancetta. Non state bene, ma non per la pancetta. Donna di 20 anni, il mio ciclo è come Conte, è sempre in ritardo. Bravissima, brava. Guarda che da Fausto a Conte è un attimo. Credo che sia riferito a quando aspettavamo tutti la conferenza stampa e lui non si presentò, cioè disse un orario, si presentò 5 ore dopo. Noi che non sapevamo più che fare, in Twitter completamente intasato. Ragazza di 17 anni, su Wattpad ci sono un sacco di storie di Conte, solo che ha il ruolo di Daddy. E niente, volevo leggere qualcosa di serio, ma alla fine mi sono spaccata dalle risate. Come gli viene in mente? Ok, basta, adesso ne devo leggere una, basta. Questa si chiama Giuseppe Conte il mio salvatore, su wattpad.com. Ore 7, mi sveglio, mi metto due stracci ed esco per andare a scuola. Per strada non c'è nessuno e per me è meglio così. Odio le persone, sono ridicole. Tutte felici che credono nell'amore, io non le capisco. Dopo 10 minuti arrivo a scuola ma vedo che è chiusa e controllo varie volte. È il giorno ma non capisco perché la scuola è chiusa, è martedì. Lascio stare la scuola e vado al parchetto abbandonato dietro casa mia. Vado in un posto isolato e mi metto a fumare. Sento dei passi, mi giro per vedere chi è e vedo un gruppo di persone correre nella mia direzione tossendo e schifata. Mi sposto ma mi accorgo che è inutile, sono circondata. Qualcuno mi tira dietro di sé e dice delle parole strane. Le persone vengono portate via da dei tizi strani. Io scioccata inizio a fissare il vuoto, ma il tizio che mi ha salvata da quelle persone maleducate mi chiama. Ragazza, tutto bene? Sì, come mai ha fatto portare via quelle persone? Chi è lei? Piccola, io sono Giuseppe Conte, sono il presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana. Quelle persone sono infette, hanno preso un virus molto pericoloso che le può portare alla morte. Tu che ci fai qui? Dovresti essere in casa, non devi uscire. Io, ma da dove vi è venuta questa? Torno a casa, mangio e vado a dormire. Mi sveglio sentendomi osservata, guardo verso la finestra e vedo due occhi rossi guardarmi e inizio a fissarli e all'improvviso scompaiono. Guardo l'ora e mi accorgo che sono ancora le 5, ma non avendo più sonno decido di uscire. Cacchio, mia madre ha bloccato la porta, ma credono sul serio che sta
sottospecie di virus è vero e non è un'altra notizia falsa e stupida, vado in salone ed esco dal balcone lanciandomi con l'ombrello, come mi ha insegnato la mia amica Mary Poppins. Non sapendo dove andare, vado nel bosco con la mia magnifica torcia rubata da qualche parte nel mondo, mi arrampico su un albero e inizio a guardarmi intorno perché mi sento osservata. Cacchio, mi ero addormentata. Ma ti addormenti sempre. Mi sento dei versi, sono un mix tra quelli che fanno gli zombie e quelli di Dennis D'Ossio. Guardo in basso e vedo delle persone come quelle dell'altro giorno, ma di più, infette. Cercano di raggiungermi, probabilmente per infettarmi. E per un minuto mi maledico per non aver ascoltato quel Giuseppe Conte. Chiudo gli occhi sperando che tutto questo finisca più presto e sento qualcuno prendermi in braccio. Apro gli occhi e vedo la faccia di Giuseppe. Devo dire che è proprio sexy. Mi guardo intorno e noto che stiamo volando e poi vedo tutto buio. Apro gli occhi e non vedendo il mio poster gigante della regina Elisabetta sul soffitto mi spavento. Mi siedo e mi guardo intorno e mi torna in mente tutto. Ero su quell'albero e poi Giuseppe mi ha salvata dagli infetti portandomi via, volando. Un attimo, non è possibile. Le persone non volano, ma ok. Quell'uomo mi deve spiegazioni. Sento la porta aprirsi e mi irrigidisco, non sapendo cosa fare o dire. Entra Giuseppe, certo che è davvero sexy, ha quei capelli fantastici, quegli occhi così profondi e quelle labbra che vorrei riempire di baci. Che sto dicendo? Io non sono così, non è ok? Ragazzina, ti avevo detto di non uscire di casa, perché non mi hai ascoltato? Prima cosa mi chiamo Martina, poi nemmeno ti conosco e credevo che questa cosa del virus fosse una sciocchezza, invece mi sbagliavo, sembra la fine del mondo. Vedo Giuseppe avvicinarsi, ho paura, prendermi la mano e guardarmi con i suoi bellissimi occhi. Non è la fine del mondo, risolveremo tutto, ma per il momento ho bisogno di saperti al sicuro. Non posso preoccuparmi anche di te. Lo guardo non capendo. Mi devi spiegare molte cose, perché ci tieni così tanto a me, se nemmeno mi conosci? Ne parleremo domani, ora riposati. Se hai bisogno di qualcosa, grida il mio nome e sono subito da te. Gli sorrido e mi metto a dormire, a parte che dormi ogni 5 minuti, scusami. Ok, questi erano pochi capitoli, cioè è lunghissimo ed è pieno su Wattpad di questa roba. Like a questo video, vi aspetto su Instagram e sul mio podcast. Lì parliamo di cose, ecco, anche di questo genere, però con cognizione di causa. E non c'è Giuseppe Conte di mezzo. Ciao.